Mantese del cacciatore di meduse. Lei in fondo, come anche nella sua attività professionale, ha sempre combattuto contro i pregiudizi. Io ricordo un episodio, credo che è rimasto storico, quel famoso questore o prefetto che bloccò un concerto di Sting perché diceva che sfrenava i giovani e inquinava l'aria addirittura, non so in che modo. Quindi questo libro ha come tema di fondo il pregiudizio. Non è un po' un parallelo anche con quello che fa alla sua attività, diciamo, principale, tra virgolette? Ma io nei 30 anni della mia attività di organizzazione di eventi ho sempre voluto abbinare a temi sociali, a temi umanitari e anche a battaglie particolari come quelle a cui lei fa riferimento, battaglie per il superamento di atteggiamenti precostituiti, no? Quei pregiudizi, quelle prevenzioni che poi purtroppo nella società condizionano l'agire di ognuno, anche a volte limitano la produzione, soprattutto anche in campo culturale, in campo di positività, perché poi ogni pregiudizio crea barriere e le barriere sono ostacoli al raggiungimento di obiettivi. È chiaro che in questo romanzo non c'è soltanto l'argomento del pregiudizio verso l'uomo che ha un colore della pelle diverso dal nostro, ma c'è anche il tentativo di emozionare, commuovere, in alcuni momenti anche far sorridere, perché c'è anche tanta ironia, a volte anche i drammi visti con un occhio particolare possono farci sorridere. Allora è il tentativo di condurre il lettore di questo romanzo in un mondo fatto di sentimenti, fatto di bontà, fatto di apertura al prossimo, apertura agli altri, di immedesimazione negli stati purtroppo più sfortunati di altre persone nella vita. Quindi è un romanzo che secondo me può catturare dalla prima all'ultima pagina. Sono 400 pagine, però garantisco che possono anche passare velocemente se dopo le prime parole si comincia a camminare insieme a questo personaggio, a questo bimbo somalo, si entra, si diventa quasi compagno di viaggio e si vivono insieme a lui le mille avventure che in questa sua vita speciale lui vede però con gli occhi di bambino. Quindi questo incredibile dramma contestualizzato in questi nostri giorni, in questi nostri tempi, un dramma storico direi, vissuto però in un modo insolito, raccontato in un modo insolito che tenta di catturare il lettore e quindi di fargli vivere queste problematiche come se fossero parti di un romanzo e non della realtà. Ecco, qualche scrittore dice che un libro è un po' come un figlio che poi va per il mondo. Lei cosa si aspetta da questa sua creatura letteraria? Io ho scritto questo libro con un'enorme compenetrazione, partecipazione, commuovendomi anch'io a volte rileggendo alcuni passi o scrivendo addirittura alcuni passi. E mi attendo, poiché questi sono sentimenti universali, mi attendo che, e spero che questo romanzo arrivi al cuore di tanta gente, perché no, di tanti colori. Ultimissima domanda su Diamante, siamo su Telediamante, lei qua ha scritto delle pagine importantissime della nostra cultura, diciamo, portando ad artisti, cito l'ultimo, il primo e l'ultimo, da Paolo Conte purtroppo a Pino Daniele, che purtroppo poi è scomparso. Insomma, il suo rapporto con questa città e anche per il futuro, ha già annunciato sul palco i prossimi appuntamenti, comunque se sarebbe bello ripeterli, insomma. Il mio rapporto innanzitutto è quello penso, ecco, nel mio piccolo, di definirmi un appassionato della bellezza, e Diamante è bellezza, come si fa a pensarla diversamente? Penso che questo sia anche la ragione per cui Diamante ha un grande successo, in particolare
chiaramente nei mesi estivi. In Calabria tanto si può fare per incrementare sicuramente anche i flussi, incrementare le iniziative che poi si legano al territorio e lo promuovono a livello extraregionale, nazionale e internazionale, però già oggi Diamante è una realtà della nostra difficile regione. Qui ho inaugurato l'anfiteatro, il Teatro dei Ruderi nel 97 con Paolo Conte, sono tornato con tante produzioni ed eventi veramente indimenticabili. Ho prodotto qui, che ne so, l'unico concerto con orchestra di Sergio Cammariere, poi Venditti, Giorgia, Paoli, di tutto e di più, fino all'ultimo, quello che ricordavi tu prima, mi ricordava lei, ci davamo, passiamo al tu, l'ultimo di Pino Daniele del 15 agosto dello scorso anno. Quest'anno due spettacoli particolari, uno per i bimbi, le bimbe in modo particolare, Violetta, un fenomeno mondiale, arriva qui a Diamante in questo suo tour mondiale, Lodovica Comello. Le bambine impazziscono, quindi i genitori assisteranno alla festa dei loro bimbi. E poi il 12 di agosto Edoardo De Crescenzo, una band di grandi jazzisti, un ritorno eccezionale dal vivo, e lui ha voluto proprio scegliere Diamante, quindi mi auguro che Diamante voglia ricambiarlo con un grandissimo abbraccio. Michele Falco, editore del Cacciatore di Meduse, abbiamo appena assistito alla presentazione, la sensazione di questo prima, mi sembra che è la prima presentazione pubblica, la seconda credo di questo libro. Sì, Diamante diventa il punto di partenza, il luogo di partenza del Cacciatore di Meduse, insomma, quindi noi siamo molto felici perché Diamante costituisce un luogo di grande attrazione turistica, e quindi il fatto che si intenda il turismo anche come fenomeno all'interno del quale presentare libri, quindi un momento culturale importante, questo non può che allietarci. D'altronde la serata è stata una serata molto ben organizzata, che ha visto un'ottima presenza di pubblico, e quindi noi con Ruggero Pegna, che è l'autore di questo romanzo, Il Cacciatore di Meduse, siamo estremamente soddisfatti, e ci incoraggia il fatto che una piazza così non solo partecipata ma anche tanto emotivamente coinvolta ci dà, ecco, grandi motivazioni e grande coraggio per poter proseguire nel lancio di quest'opera, che tra l'altro è veramente fresca di stampa. Un'opera importante, ma come discorso generale invece, un ministro qualche tempo fa improvvidamente disse che con la cultura non si mangia, e fare gli editori, farlo in generale, ma farlo soprattutto in Calabria, ci vuole coraggio, insomma. Lei come affronta questa avventura? Ma noi attraverso l'editoria e quindi l'amore per i libri qualcosina dovremo pur produrre per poter mangiare, quindi probabilmente con la cultura si mangia pure, purché sia ovviamente una cultura di qualità, sia una cultura che è realizzata attraverso la grande serietà, il lavoro costante e la grande passione che ci deve stare dietro ogni piccolo grande successo. L'idea di, il fatto, lo dicevo anche alla presentazione, di avere in Calabria la sede legale della casa editrice non costituisce un limite geografico alla nostra casa editrice, ma anche in questo caso mi piace parlare di luogo di partenza e non di arrivo per le nostre edizioni. Quindi Cosenza, dove noi abbiamo sede, è una base calabrese, ma per far comprendere attraverso la nostra azione calabrese in tutta Italia della grande qualità che la nostra terra, le nostre risorse umane, le nostre penne, la nostra letteratura produce, ripeto, sull'intero territorio nazionale. Quindi possiamo smentire sia il ministro sia qualsiasi luogo comune. Ma io, il ministro, ho fatto finta di non sentirlo, d'altronde non ricordo neanche il nome del ministro che ha detto, che non c'è più, questa è un'altra cosa buona. Sì, smentiamo, l'editoria, voglio dire, i libri in generale da sempre hanno costituito, ma poi per l'Italia soprattutto, una grande tradizione non solo culturale ma anche economica, se pensiamo a quanta gente lavora nel mondo, si riduce l'editoria al mondo dei libri, ma l'editoria non è soltanto libri, ovviamente televisione, giornale, insomma, è tanto altro,
ma se le diciamo al mondo dei libri, se pensiamo a quante persone lavorano con, per, nei libri, allora pensiamo veramente che quanto detto è stato frutto forse di un caldo stagionale. Ringraziamo per questa serata e speriamo di rivedervi presto a Diamante con un nuovo libro da presentare dopo questo bel libro che è Il Cacciatore di Mondo. Grazie a voi, io villeggio qui vicino a Diamante, a Cittadella del Capo da 40 anni, quindi sicuramente ci rivedremo, e grazie comunque a voi.